se sembro una specie di scappata di casa, ma sono al mare e sto vivendo la vita totalmente marittima, che significa struccata la mattina e la sera, capelli che sanno di salsedine, ma giuro che dopo mi lavo, perché dopo vado a ballare con Jimmy e quindi devo essere carina e coccolosa. Comunque, oggi, come avrete detto dal titolo, o più o meno cercherò di avervelo fatto capire dai titoli, voglio parlarvi del mio naso. Allora, in un video che penso fosse stato un Q&A oppure le 10 cose che non sapete di me, vi dissi che io ho sempre avuto un rapporto un po' brutto con il mio naso. Non mi è mai piaciuto, non l'ho mai apprezzato e l'ho sempre visto come un difetto. Non mi sono mai sentita a mio agio. Ogni volta che qualcuno mi guardava di profilo, io proprio mi giravo perché mi sentivo osservata. Vedevo questa gobba e non mi piaceva, era una cosa che proprio mi faceva stare male e non stavo bene con me stessa. Quindi, recentemente, ad aprile, non tanto di recente, vabbè, sono stata da una chirurgo plastica che è un'amica di famiglia, quindi mi ha, insomma, accettato. Nel senso, ho fatto la visita gratis e da questa visita ne sono uscita con qualche novità, possiamo dire. Novità numero uno: ho il setto nasale deviato. Io non lo sapevo nemmeno, ma facendo la visita, facendo le foto, abbiamo scoperto questo. Quindi ho un problema al naso, probabilmente dal fatto che ho fatto basket e di pallonate sul naso ne ho ricevute davvero tante e non me ne sono mai accorta, però ho sempre un deviato. Due, durante questa visita mi ha fatto delle foto da diverse angolazioni e poi con Photoshop o un programma che hanno loro, chirurghi plastici del naso, voi mi chiedete, mi ha fatto delle simulazioni di come potrebbe diventare il mio naso una volta operato, che poi ovviamente è da prendere tutto con le pinze perché non è che è una scienza esatta o comunque non è che l'operazione che ti fanno va esattamente come da computer. Io ho visto queste foto e mi ha fatto due tipi, uno un pochino più schiacciato, un pochino più allungato. Devo dire che lì per lì ho detto bello, mi starebbe proprio bene. Sono uscita abbastanza convinta, anche se sia la dottoressa che i miei, che tutti mi dicevano: Silvia, guarda che in realtà non è che cambia molto, cioè nessuno ne vedeva tanto il bisogno di questa operazione, però cioè, è una cosa che mi sentivo dentro e ho voluto fare questa visita e ero contenta anche delle immagini del risultato che mi era stato proposto. Boh, sono uscita da quella visita, ho passato un giorno, 2 giorni e poi, cioè, io non so come dirlo, ma qualcosa è cliccato dentro la mia testa e basta. Io non mi sono mai più vista il mio naso come un problema. Il mio naso ora mi piace. Mi guardi di profilo, ti è, guardate, guardatemi di profilo. Non ne vedo assolutamente più il difetto. Cioè, anche prima nelle foto, quando me lo vedevo così grande, oh raga, io ora non me lo vedo più così grande. Cioè, sinceramente non so cosa. È davvero una cosa secondo me tutta mentale. Per me ora va bene, cioè è adatto alla fisionomia del mio viso. Secondo me il fatto di vedere come il mio viso sarebbe cambiato, proprio di fisionomia, con un nasino alla francese, mi ha totalmente stravolta. Mi sono vista in quella immagine e seppur obiettivamente era un bel naso, non mi sono riconosciuta, cioè io non ho quel viso lì e non voglio avere quel viso lì, anche perché poi mi ha dato anche un po' fastidio il fatto che si viva in una società dove il naso all'insù è il naso perfetto, il naso che è bello, socialmente accettato, e invece quando è magari un naso diverso, no, e tutti vorrebbero il naso all'insù. Sinceramente, quindi, non penso che farò mai una operazione al naso per renderlo alla francese, perché non è un naso che mi starebbe bene addosso e con il quale mi riconoscerei. Devo anche dire che da quel momento, forse da aprile, sì, ho anche iniziato a usare l'highlighter, la polverina magica illuminante che metti in viso, e lo metto qua, una strisciolina sul naso e qua sugli zigomi. Ora, cioè, sì, lo uso, ma davvero, voi sapete come uso i trucchi, li uso. Però, cioè, secondo me anche quello ha fatto tanto la differenza.
O forse no, forse è totalmente tutto mentale, forse mi sono presa paura, forse non mi sono assolutamente riconosciuta in quei render e quindi ho detto no, io preferisco rimanere così. Una cosa che probabilmente farò è farmi una sistemazione del setto nasale, perché è obiettivamente storto e io non respiro da una narice, nonostante non l'abbia mai notato in questi anni, però quello so che non va a cambiare la fisionomia del naso, perché l'ha fatto anche Jimmy e non gli è cambiato assolutamente niente. Una cosa che forse in un futuro potrò provare a fare è una iniezione di acido ialuronico qua, su questa tipo quassù, in modo da andare a riempire qui e vedere se me lo tiro un attimo su. Però cioè, anche adesso che lo guardo e dico sì, potrei fare questo, dico ma chi te lo fa fare? Cioè, una cosa è che anche ho scoperto il mio angolo giusto, cioè quando faccio le foto, non so se l'avrete notato, ma ho sempre una posizione che è questa. È perché so che presa da davanti il mio naso viene bene e badate bene, non è questa dove lo noto di più, dove si vede di più secondo me, e infatti tutte le foto fatte così vengo malissimo. Io ho questa angolazione. Però forse questo dipende anche dal fatto che ho il naso storto, quindi magari raddrizzando un attimo il setto nasale si raddrizza anche il naso e quindi mi verrà bene anche da questa posizione. Non lo so, però sinceramente andrei soltanto a sistemare la parte proprio di salute, perché non respiro da questa narice e non è giusto, soprattutto poi facendo sport ho bisogno di due narici, non una. E basta, quindi cioè, questo ho voluto fare questo video per aggiornarvi, perché mi avevate anche chiesto sia in direct, nelle stories che sotto in quel video cosa pensavo di fare. Il resoconto finale è che non rifarò il naso perché non ne vedo il senso, mi cambierebbe troppo, non mi riconoscerei e mi accetto così. Non lo vedo più come un difetto, il mio cervellino ha fatto un salto di qualità, non lo so, ha fatto pace con se stesso, ringraziamo il cervellino e basta, noi ci vediamo nel prossimo video. Ah, se vi è piaciuto questo discorso sul mio nasino, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, fate tutto quello che volete, io vi saluto, ciao ciao!